Come vedete, queste sono immagini di una dimostrazione, l'ennesima nei confronti del principe. A quanto pare il suo servizio di sicurezza non è in grado di impedirle, ma sembra che il principe sia dotato di una notevole capacità di sopportazione del fenomeno. Ed ecco la coppia reale, il principe Reza Khan e la principessa consorte al secolo signorina Penelope Squire di Fallsburg, New Hampshire. Torna per la prima volta negli Stati Uniti da quando si sposò nel 79. Io potevo sposare un nobile. Un principe me l'ha chiesto poco tempo Perché fa. Perché non hai accettato? Il suo regno era troppo piccolo. Sembrano un po' affaticati dal viaggio. I dimostranti sono della Lega per l'Unità Panaraba. La maggior parte di loro sono schedati. E questo cos'è? Un particolare che mi ha colpito, Billy. Quel tipo volta le spalle a quello che succede. Un po' strano, non trovi? Passiamolo al laboratorio fotografico, forse scopriranno qualcosa. È meglio non correre rischi. L'attentato a Parigi è andato quasi a segno. Se accadrà qualcosa al principe nel nostro paese, avremo degli enormi problemi col Medio Oriente. Per questo il Dipartimento della Sicurezza affida questo incarico a voi. E per la principessa? Sarà complicato con lei. Detesta essere circondata dalle guardie. Vuole uscire da sola, senza dire niente a nessuno. E poiché si interessa alle riforme sociali nello Zakir, ha chiesto di fare il giro delle scuole, e non accompagnata da qualche VIP, ma da una normalissima madre di famiglia. Beh, dovrò darmi una sistematina prima di recitare bene la parte. No, io credo che Billy abbia qualcosa di più casalingo in mente. Splendido, falla entrare. Ho telefonato alla signora King per farci aiutare in questa missione, ma mi ha detto che voleva parlarmi prima. Oh, incomincia a fare la difficile con gli incarichi. Non sai che alcuni di noi hanno dovuto lavorare anni prima di essere integrati nel dipartimento? Sì, carina. Qualche volta non lo sono, forse. Salve, scusate. Ho interrotto per caso? Sì. No. Si accomodi. Sono veramente felice di rivederti. A quanto pare lavoreremo ancora insieme. Ma che diavolo ti è successo? È solo una sciocchezza, niente di serio. Stavo insegnando ai miei piccoli un lancio di baseball e ho fatto una mossa sbagliata. Lì per lì ho ricominciato a giocare, finché la mia caviglia ha incominciato a prendere una strana colorazione. Deve essere terribilmente, terribilmente doloroso. Ne sono sicuro anch'io. Potrà lavorare ugualmente. Oh, sì signore, certo, sì signore. Vorrei che lei sapesse che per me è un onore lavorare per il governo. Anzi, credo che fra tutte le mie compagne di corso all'università non ce ne sia stata nemmeno una che sia diventata una spia. Certo, anche se lo fossero diventate, io probabilmente non sarei mai venuta a saperlo. Ma va bene, comunque, signore, io... Ecco, io non so se lei se ne renda conto, ma qualche volta in casi in cui io collaboro con voi sono, diciamo, un tantino pericolosi. Beh, allora io mi stavo chiedendo, non dovrei imparare a sparare? Scusi? A me sembra che dovrei essere più abile, capisce? Per difendermi meglio, conoscere qualche codice segreto. Amanda, lei certamente capisce il valore che ha per noi come civile. Non ci serve un'altra gente. Sì, ma... Se lei diventasse realmente operativa, non ci sarebbe più bisogno di lei. Perfetto così. Tu non sai nulla. Il nemico potrebbe torturarti per settimane senza scoprire niente. Oh, certo. Capisco perfettamente tutto questo. Ma io non credo, in fondo, che restare viva potrebbe, come dire, compromettere la mia utilità. Non troppo, almeno. Non trovate anche voi? Non dovrei imparare a sparare? Senti, forse mi sono espressa male. Billy ha capito che cosa intendevo. Volevo solo fare un paio di corsi base. Ok, state tutti attenti, sta arrivando.